Per me innovazione è fare in modo che la macchina non sappia solo pensare, ma sappia anche provare un'emozione, in modo tale che con tutto quello che l'emozione gli produce possa pensare ancora meglio. Quando io penso a innovazione non penso subito a qualcosa di nuovo, perché vedere qualcosa di nuovo è sempre un po' difficile. L'innovazione, secondo me, significa interrompere una mentalità per assumerne un'altra. Quindi innovare secondo me significa cambiare la mentalità o i punti di vista con cui uno vede qualcosa. Quindi innovare non significa solo per forza creare un nuovo oggetto, ma molte volte tu puoi vedere quell'oggetto da altri punti di vista. Quello è secondo me il senso dell'innovazione. L'azienda è uno dei tre leader mondiali di produttori di robot, quindi prima di tutto è sicuro la concorrenza che ti porta ad innovare. Ma la mia azienda forse è una di quelle che lavora tantissimo con i mondi di ricerca di tutta Europa e non solo, creando dei prodotti che siano veramente completamente diversi da quelli esistenti. Quindi ogni volta che li introduciamo sul mercato sembrano quasi inutili, perché non si è abituati a vederli da quel punto di vista. Quindi il grande sforzo che facciamo noi è far capire che quei prodotti in effetti sono effettivamente innovativi. Ho parlato di emozioni artificiali, quindi ho parlato di una ricerca, è un filone di ricerca che esiste già da un bel po' di anni, che si chiama Affective Computing, che ha lo scopo di realizzare dispositivi in grado di riconoscere ed esprimere un'emozione. Quindi non è l'intelligenza artificiale classica, non è l'intelligenza emotiva, ma l'integrazione delle due, è l'intelligenza artificiale emotiva. Quindi far sì che le macchine provino un'emozione. E questa emozione fa scaturire dei dati che poi servono alla macchina stessa per diventare sempre più intelligente. Quindi la macchina finora noi l'abbiamo vista sempre come oggetto pensante, ma mai come oggetto sentente in termini di emozioni. L'emozione permette alla macchina di pensare ancora meglio. Questo è il senso del mio speech. E comunque la conclusione è sempre stata: ok, va bene che le macchine possono fare un po' tutto, però le emozioni vere e proprie, quelle che proviamo noi, che ci fanno crescere, che ci fanno diventare grandi, non c'è nessuna intelligenza artificiale che per ora ce le fa provare. Quindi tutto quello che è sensazione, che è qualcosa che ci fa provare, l'uomo la prova sempre meglio del robot. Io ho fatto subito un esempio di utilizzare chi versa meglio la birra, il robot o l'uomo. Non l'ho detto subito, l'ultima frase è stata: sì, la birra la versa meglio il robot, però è l'uomo che se la gusta di più. Quello è il senso del mio speech. In Italia abbiamo forse i più grandi centri di ricerca che sono le università. Io ho fatto parte di uno di questi. E in tutte le equipe mondiali che progettano qualcosa c'è uno più italiano. Poi nella robotica forse i maestri sono gli italiani, nel mondo. Quindi la potenzialità è altissima, molto alta. Però molte volte tutti i progetti che portano avanti rimangono all'interno di un laboratorio perché mancano sovvenzioni, mancano chi ci crede, manca non solo il pubblico, ma anche il privato che voglia investire in qualche modo. Proprio perché forse la vera innovazione non è tanto produrre qualcosa di nuovo, ma fare un cambio di mentalità, quella è l'innovazione. È l'industria, che poi è il driver principale, deve cambiare mentalità sia dal punto di vista gestionale che dal punto di vista di organizzazione dei propri processi. Forse quando cambia qualcosa, allora lì possiamo intervenire con innovazione, se no cambierà mai nulla o sarà molto lontano.